In Italia si tende a utilizzare la valutazione in un contesto in cui è utilizzata come punizione sostanzialmente, identificare chi non ha raggiunto determinati standard. In realtà la valutazione è l'unico strumento per realizzare una serie di obiettivi, quali il coinvolgimento dei destinatari finali, capire perché la user experience, l'esperienza di utente di un determinato servizio, di una determinata politica pubblica non ha funzionato. È un modo per apprendere come mai l'immagine, la rappresentazione del problema da cui siamo partiti in realtà si rivela diversa dalla realtà. Quindi è una risorsa assolutamente sottoutilizzata e questo è veramente peggiora complessivamente le performance del sistema Italia. Il rigore invece? Senza rigore non c'è valutazione, quanto è necessario? Allora, se parliamo di rigore analitico, non c'è dubbio che la valutazione sia una fase che richiede una scelta accurata dei metodi, quindi senz'altro il rigore analitico è fondamentale, perché altrimenti è inaffidabile il risultato della valutazione. Oggi però si tende sempre di più a privilegiare la necessità di avere dei risultati utilizzabili qui e ora, quindi in termini anche abbastanza veloci, rinunciando all'ideale del disegno di ricerca perfetto, e ci sono dei metodi per tenere insieme la possibilità di avere dei risultati già utilizzabili a costi contenuti e in tempi contenuti.